Amici del canale Vettorgard, ciao a tutti e ben ritrovati. Finalmente, dopo penso la fine dell'anno scorso, torniamo a parlare di musica italiana, in particolare dei Volturian e dell'album Crimson. L'album è uscito in realtà qualche mese fa, ma visto che la mia vita fa abbastanza schifo, l'ho recuperato soltanto a Ferragosto. E dunque, recensione musicale ferragostana per parlare di un ottimo progetto e di una band che mi ha sorpreso. Band, tra l'altro, quella dei Volturian che non conoscevo, li ho scoperti tramite un singolo che è Haunting Symphony, che mi comparve in home, praticamente l'ho trovato nel canale della Scarlet Records, e insomma il singolo Haunting Symphony mi aveva fatto insomma drizzare le orecchie, perché insomma ho trovato una canzone interessante di un certo livello dal punto di vista soprattutto strumentale, ma ovviamente canoro. Haunting Symphony mette in risalto le doti di Federica Lanna, che è la cantante che ha fondato questo progetto Volturian insieme a due membri di un'altra band di cui ho già parlato su questo canale, ovvero i Frozen Crown. Infatti in questa band si registrano sia Federico Mondelli sia Alberto Mezzanotte, che sono appunto dei componenti dell'altra band Frozen Crown, di cui tra l'altro appunto vi rimando alla recensione della fine dello scorso anno. Per la cronaca, la band dei Volturian si compone di Massimiliano Rossi, che è appunto il bassista, in modo da completare il quartetto. Insomma, facciamo dovere di cronaca completo, non si sa mai che per sbaglio i Volturian guardino il video di un appassionato qualunque che parla di musica e di sport. Tornando seri, però, Crimson è un album che mi è piaciuto. Insomma, Haunting Symphony mi ha dato il là ad ascoltare tutto questo lavoro, che ho ascoltato con attenzione e a caldo. Devo dire che è un ottimo progetto. C'è tanta roba, nel senso che effettivamente i Volturian vanno a sperimentare tanto, nel senso che alcune canzoni sono di uno stile metal moderno, simil Frozen Crown. Alcuni hanno un intro che mi ricorda tantissimo gli Amaranth, per citare un gruppo molto molto famoso, però questi intro di tastiera, questi riff aggressivi me li ricordano tantissimo. La voce è ovviamente di un livello molto alto e sono finalmente contento di conoscere qualche cantante nuova, in particolare del genere femminile, perché appunto, al di là del piacere estetico, essendo un maschio, è interessante capire anche le qualità tecniche della cantante in questione. E onestamente l'ho trovata di alto livello, e spero che questo progetto Crimson dei Volturian sia, diciamo, una buona base di partenza per ulteriori lavori e chissà magari qualche altro concetto. In studio ho trovato un lavoro fatto bene per quanto riguarda in generale tutto l'album. Certo, qualche canzone qua e là non mi è piaciuta, per esempio l'intro Crimson Dust o anche The Killing Joke, per non parlare magari della cover finale, la traccia numero 10, però tutto sommato è un lavoro che mi è interessato, perché appunto combina metal moderno in alcune track con un metal magari un po' più industriale, se vogliamo usare questo termine un po' eccessivo, però comunque di qualità. Tra l'altro c'è una collaborazione tra Volturian e Frozen Crown, di cui appunto vi dicevo metà della band fa parte. In a Heartbeat è la collaborazione appunto tra Federica Lanna e Volturian e Giada Edro, una canzone veramente interessante. Va detto però che secondo me, il mio banalissimo punto di vista, premia Haunting Symphony come mia canzone secondo me più interessante di questo album. Sarà forse perché è la prima che mi ha spinto a sentire i Volturian, sarà perché tecnicamente magari non sarà granché rispetto magari ad altri titoli e ad altre canzoni presenti sempre nello stesso album, però molto spesso, a volte anche la semplicità del metal moderno con una voce ampiamente azzeccata al contesto fanno di una canzone secondo me interessante appunto la mia visione e il mio ascolto. Come seconda canzone che vi consiglio, vi do il parere su Behind the Sleepers, che anche qui canzone stile metal moderno, non troppo aggressiva, abbastanza classica, però secondo me ci sta. E In a Heartbeat è un'altra canzone importante se amate i duetti femminili. Insomma, è tanta carne al fuoco, c'è tanta roba. Spero magari in un futuro che i Volturian possano avere magari un genere proprio senza sperimentare più di tanto, al netto che nel mondo del metal e del rock le sperimentazioni sono anche all'ordine del giorno, e ci sta che si possa provare qualche genere diverso. Altra nota interessante per quanto mi riguarda, le canzoni che vi consiglio, New Life e Broken, completano la mia top 5, giusto per completare ovviamente questa recensione amatoriale di un appassionato che si è ritrovato ad ascoltare a Ferragosto comunque un buon album. Secondo me, tra Frozen Crown e gli stessi Volturian, secondo me c'è tanta carne al fuoco per questo metal italiano che deve crescere e sta crescendo, e secondo me queste band e altri gruppi che magari non conosco possono essere assolutamente la base di partenza per avere non solo dei bei concerti dal vivo in Italia, ma anche per finalmente esportare qualche nome di spicco, si spera, nel futuro del nostro metal italiano. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa recensione musicale dell'album Crimson, se l'avete ascoltato, se non l'avete ascoltato, che cosa ne pensate. Io vi invito a iscrivervi al mio canale se questo video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto. Vi lascio come al solito in descrizione anche gli altri miei canali, gli altri miei social, ovviamente tutti amatoriali, in quanto io
se vado avere un lavoro vero tra un po'. Il canale sportivo è sempre questo in descrizione, insieme ovviamente alla pagina Facebook, e vi aspetto come sempre a un prossimo video. Il saluto da parte di Vetorgard, a presto ragazzi e alla prossima.